Se c'è una cosa che alla Roma non si può assolutamente rimproverare negli ultimi anni è l'atteggiamento per quanto riguarda le competizioni europee. Dalla semifinale di Champions League del 2018, infatti, i giallorossi sono riusciti ad ottenere appunto una semifinale di Champions, due finali, una di Conference e una di Europa League e un'altra semifinale proprio di quest'ultima competizione. Un risultato che a molti è sembrato scontato, ma per la storia della Roma non è assolutamente così. Pensate che prima di questo periodo, diciamo, la Roma aveva ottenuto solamente una finale di Coppa UEFA persa e una finale di Coppa dei Campioni persa in casa. E non voglio veramente pensarci più. Tutto questo per dirvi che la Roma negli ultimi anni ha guadagnato tanti punti per quanto riguarda il ranking UEFA, qualificandosi al 10° posto in tutta Europa alla fine di quest'ultima stagione. Per quelli che non lo sanno, il ranking chiaramente si valuta in base alle vittorie e ai risultati che ottieni nelle varie competizioni, ed è ovvio che la Champions ti faccia avere più punti rispetto alle varie coppe. Quindi essere al 10° posto, pur non avendo fatto più la Champions dal 2019, per me non è assolutamente risultato da sottovalutare. Detto ciò, perché vi sto facendo questo discorso? Perché, come avete letto dal titolo, questi risultati potrebbero regalare alla Roma una soddisfazione clamorosa per quanto riguarda il mondiale per club. Per quelli che non lo sanno, dal 2024 in poi, quindi non questa edizione ma quella successiva, quindi non so se si può considerare 2025, non lo so, comunque in generale, il prossimo mondiale per club vedrà partecipare 12 squadre, quindi cambierà format, diciamo è un po' un'abitudine di queste ultime competizioni, un po' come ha fatto come farà la Champions League e come ha fatto la Supercoppa italiana in quest'ultima edizione, e praticamente parteciperanno più squadre rispetto al solito. Come verranno decise queste squadre? Ve lo spiego in maniera molto breve perché è facilissimo. 4 verranno decise in base alle vincitrici della Champions League dal 2021 al 2024, quindi Chelsea, Real Madrid e Manchester City, quindi loro già ci sono, e quella che appunto vincerà la Champions il prossimo anno, mentre le altre 8 verranno prese, stando agli ultimi aggiornamenti, dal ranking UEFA di questi ultimi 4 anni, non di tutta la storia. Si va a prendere appunto l'ultimo periodo quadriennale in cui le squadre appunto hanno fatto varie competizioni europee. Vi faccio vedere molto brevemente la classifica in questo momento, così poi vi faccio capire che ruolo potrebbe avere la Roma in questo modo. Il primo è il City con 95.000 punti, il secondo il Real 85.000, terzo Bayern 80.000, quarto il Chelsea con 79.000, quinto il Liverpool con 76.000, sesta la Roma con 69.000. Con gli ultimi 3 anni che hanno portato 24.000 punti il primo, 23.000 punti il secondo, 22.000 il terzo. Qualcuno di voi dirà, ma com'è possibile? Quest'anno sei arrivato in finale e hai fatto 22.000 punti, 2 anni fa invece ne avevi fatti 24 pur non arrivando in finale? Sì, perché comunque non si conta solamente quanto vai avanti, ma anche le vittorie che fai. Anche la partita più inutile del girone diventa importante sotto questo punto di vista, perché ti permette comunque di andare avanti. Nel caso specifico, la Roma di Fonseca nel secondo anno, quando arrivò in semifinale, riuscì a vincere quasi sempre, a parte un paio di sconfitte, 2-3 sconfitte, comunque vinse quasi tutte le partite. Quest'anno invece la Roma, pur arrivando in finale, non è stata costante a livello di risultati. Fuori casa abbiamo perso praticamente sempre, in casa abbiamo fatto bene, però capite che questo ti porta ad avere un pochino meno punti rispetto alle altre. Tutto questo poi per spiegarvi che, come già detto, Chelsea, City e Real sono già qualificate, quindi la Roma di tutte le altre squadre rimaste è la terza in questo momento, dietro Bayern Monaco e Liverpool. Un qualcosa di allucinante, perché comunque già solo sentendo queste squadre essere messi a paragone con loro è assurdo. Il che ci fa capire ancora perché è importante dare rilevanza alle coppe europee. Questa è quindi la suggestione. Quindi adesso sicuramente direte, ah che figo, giocheremo il mondiale per club, oppure qualcuno di voi magari pessimista dirà, che lo vai a giocare a fare, prenderai 8 gol e tutto quanto. Io vi dico la mia, se questa cosa dovesse essere ufficiale, per me comunque vada, va benissimo così. Non pretendo che la Roma con tutte queste squadre vada a giocare il mondiale per vincere, perché comunque sarebbe una cosa apocalittica. Detto ciò, sarebbe comunque importante partecipare anche per un risalto
credo economico, ma anche comunque del logo della stessa Roma, cioè comunque sei lì insieme a tutte queste squadre per giocarti un trofeo. Non sono le classiche amichevoli estive che si giocavano in America fino a qualche anno fa, che si giocano tuttora, però non credo che la Roma le faccia più. Sono partite importanti, partite ufficiali. Anche solo giocarle per la Roma è tanta tanta roba. Quindi io sarei contentissimo se la Roma riuscisse a essere inserita tra queste squadre. Cosa deve succedere però? Uno, dobbiamo fare un percorso positivo quest'anno in Europa League, perché comunque siamo lì, ma non siamo noi 69.000 e tutte le altre 20.000, quindi bisogna essere attenti quest'anno. Però se la Roma dovesse quantomeno superare il girone e di conseguenza vincere le prime partite della prossima Europa League, sarebbe quasi matematicamente qualificata al prossimo Mondiale per club. Adesso però vi devo dire una cosa che chiaramente vi fa un pochino abbassare l'entusiasmo per quelli che erano contenti di questa notizia. Non è ancora certo, non è ancora sicuro al 100%, perché queste sono le voci che stanno rimbalzando da diversi giorni o comunque che ho letto un po' dappertutto. L'unico dubbio, l'unico, è che questi dati, e cioè la scelta di queste 8 squadre, si riferiscano solamente a quelle che hanno giocato la Champions League o comunque al punteggio che le squadre in Champions League hanno ottenuto. Di conseguenza, se questo dovesse essere ufficiale, la Roma verrebbe per forza di cose tagliata fuori, perché sebbene ci ritroviamo al sesto posto per aver comunque onorato le competizioni europee minori rispetto alla Champions, se vanno a considerare il punteggio, noi siamo a zero. Perché praticamente non la facciamo da una vita, e questo appunto ci estrometterebbe dal prossimo Mondiale per Club. Non è ufficiale la cosa né da una parte e né dall'altra. C'è molta più possibilità che effettivamente la Roma venga inserita e che si consideri, diciamo, il ranking per quanto riguarda tutte le competizioni europee. Però aspettiamo delle novità. Quello che volevo dirvi è che fondamentalmente c'è questa possibilità e io sinceramente non ci credevo, perché comunque ho sempre dato per scontato che il Mondiale per club vedesse partecipare le squadre che vincevano le maggiori coppe di ogni continente, chi vinceva la Coppa America, chi vinceva la Champions League, eccetera, eccetera. Adesso hanno fatto questo nuovo format inserendo altre squadre, ma anche in quel momento ho pensato, vabbè, noi siamo decimi, prenderanno le prime 8 e buonanotte. Invece quando ho saputo che ci vanno 12 squadre e che la Roma è terza, se escludiamo quelle già qualificate per il discorso vittoria della Champions, ho detto, porca miseria, ma magari fosse. Poi hanno aggiunto questo piccolo dettaglio del ranking in base ai punti fatti in Champions e lì un pochino l'entusiasmo è andato un po' non a scemare, però sono rimasto un pochino più cauto. Quindi aspettiamo degli aggiornamenti riguardo. Io non volevo fare questo video per darvi ufficialità di nessun tipo, però era per farvi capire che c'è questa grande possibilità che la Roma, grazie all'impegno avuto negli ultimi anni nelle varie coppe europee, potrebbe disputare il mondiale per club insieme a City, Real Madrid, Bayern, Chelsea, Liverpool, Roma, eccetera, eccetera. Vedremo un po' se ci saranno aggiornamenti e mi raccomando, vi chiedo nei commenti non solo di scrivermi cosa ne pensate, ma anche cosa ne pensate un po' del mio video e della mia analisi. Vi invito anche a lasciare un mi piace per supportarmi se ancora non l'avete fatto, un'iscrizione al canale, attivate la campanella così riceverete le notifiche di ogni mio prossimo caricamento e se vi va di seguirmi su tutti gli altri miei profili social, vi lascio il link come sempre qua sotto in descrizione. Per oggi credo sia tutto, perché comunque questo è il secondo video che registro, devo pensare se farlo uscire prima o dopo, però vedremo un po'. Se poi ci saranno novità importanti di calciomercato, ne parleremo insieme, non solo qui, ma anche sugli altri miei profili che vi invito ovviamente a seguire, se vi va, ovviamente, non obbligo nessuno. Un saluto a tutti, sempre Forza Roma e ci vediamo, come sempre, ad un prossimo video. Ciao ragazzi!